Ruggero Rollini, siamo al Food and Science Festival 2021, è una bellissima occasione per parlare di nuovo di scienza e divulgazione scientifica. E anche quest'anno c'è un tema molto importante che è la nuova stagione. E ti chiedo questa cosa, secondo te c'è equilibrio oppure no nella responsabilizzazione dei soggetti all'interno del tema del cambiamento climatico, ovvero da un lato i cittadini e dall'altro le grandi imprese? Allora, tocchi un nervo scoperto, perché credo ci sia un po' di disequilibrio, nel senso che le scelte personali sono importantissime nel contrastare il cambiamento climatico. Cercare di ridurre la nostra impronta di carbonio, la carbon footprint sul pianeta, è qualcosa che ci tocca tutti, su cui dovremmo agire il prima possibile. Però hai ragione, nel senso che c'è forse un eccessivo ideale di impegno, un eccessivo ideale di purezza, un'eccessiva ortodossia nel seguire un certo stile di vita dietro al mondo delle scelte personali. Ti faccio un esempio. L'anno scorso stavo a Trieste a studiare con il mio coinquilino Alessandro Tavecchio, che anche lui è un divulgatore, e lui se ne torna un giorno dalla Sissa con dei panini, mentre io stavo facendo 30 giorni da vegetariano, perché stavo sfruttando questi 30 giorni per parlare dell'impatto ambientale che ha la carne sul pianeta, l'industria, la zootecnia in generale, che è grandissimo, e è il motivo per cui dovremmo ridurre il nostro impatto, il nostro consumo di carne per ridurne l'impatto. E torno a casa con questi panini, no? Uno forse uno prosciutto, uno salame, comunque con dentro la carne. Io sto facendo questi 30 giorni, faccio un sondaggio su Instagram per dire, vabbè, che ne facciamo di sti panini, li mangiavano, cosa dobbiamo fare? E la maggior parte delle persone ha risposto che non avremmo dovuto mangiarli, perché stavamo facendo i 30 giorni da vegetariano. Il problema è che noi questi 30 giorni da vegetariano li stavamo facendo per un motivo ambientale. E quello è spreco di cibo se noi lo buttiamo. Quindi forse sì, c'è un'eccessiva ortodossia. E credo che hai ragione quando dici che c'è uno sbilanciamento, no? Sulle attenzioni che poniamo sulle scelte personali piuttosto che sull'industria. E temo che sia anche molto spinto dall'industria. Magari temo anche consapevolmente, temo in qualche caso, non sempre, con un po' di malafede, per spostare l'attenzione e deresponsabilizzarsi agli occhi dell'attenzione pubblica. Cioè, è vero che le scelte personali sono importanti, ma la grossa battaglia dal cambiamento climatico la vinciamo sul piano nazionale, internazionale e industriale. Cioè, chi emette non è tanto il singolo quanto l'industria che dà i beni al singolo, no? E quindi dovremmo anche spostare l'attenzione, forse focalizzarci maggiormente su quello, e poi chiaramente anche sulle scelte personali. E rimaniamo in tema di ambiente. Abbiamo visto che ad agosto si è verificata la prima pioggia in Groenlandia. È una notizia che potrebbe sembrare nulla di particolare, ma può avere qualche conseguenza a livello ambientale. Allora, non è una notizia che ho approfondito particolarmente, però sicuramente è sintomo di una cosa importante, cioè non tutte le zone del nostro pianeta stanno venendo colpite nello stesso modo dal cambiamento climatico, proprio per la complessità del sistema clima. Una delle zone più colpite sono i circoli polari, Artico e Antartico, che stanno vivendo un riscaldamento molto maggiore rispetto ad altre parti del globo, che poi mediate fanno questo poco più di un grado di aumento di temperatura. E questo vuol dire che zone che sono prevalentemente ghiacciate, prevalentemente nevose, non esclusivamente, ma almeno da un punto di vista preponderante, stiano vivendo complessivamente, perché poi se vai a vedere in realtà da zona a zona ci sono zone in cui i ghiacci stanno aumentando, zone in cui le precipitazioni nevose stanno aumentando, ma complessivamente, globalmente, si ha una perdita dei ghiacci, e chiaramente la pioggia è sintomo di temperature che non sono abituati a vedere quelle zone. Quindi nel complesso c'è una perdita di ghiacci, che poi fa scatenare delle cose abbastanza sgradevoli. Tra l'altro, cosa controintuitiva, perché in alcune zone può aumentare la nevosità o può aumentare il ghiaccio? Perché se ti aumenta la temperatura, l'atmosfera può incamerare più aria, può essere più umida, e se l'atmosfera è più umida,
c'è anche più precipitazione, no? E quindi hai questo, questo feedback che potrebbe essere un feedback che ti porta ad aumentare i ghiacci. Poi in realtà abbiamo visto che globalmente vince l'aumento di temperatura e quindi vince la perdita di ghiacci rispetto all'aumento delle precipitazioni. La riduzione globale che scatena dei sistemi a feedback, questo sarebbe stato un feedback negativo, no? Può anche scatenare dei sistemi a feedback positivo, tipo ghiacci, la neve è bianca e quindi riflette tanto. Quando tu tiri via, sotto hai la terra o il mare che sono scuri e quindi assorbono maggiormente. Quindi tu hai un aumento di temperatura che ti fa perdere superficie nevosa e superficie ghiacciata, che ti espone del terreno, dello sfondo scuro, che aumenta, fa aumentare ancora di più la temperatura, che fa sciogliere ancora più in fretta i ghiacci, e in un sistema che si autoalimenta. E questo è il vero problema. Che poi abbia piovuto una volta, magari ne pioverà anche altre, anzi immagino che pioverà anche altre volte, è sintomo di un problema più grande di cui sarebbe importante parlare. In Italia abbiamo fatta 100% l'energia elettrica prodotta, circa un 37% che proviene da fonti rinnovabili. Quali saranno quelle più utilizzate nel futuro prossimo o quelle su cui l'Italia dovrebbe puntare maggiormente? Beh, noi abbiamo tantissimo, anche per una cultura, una storia di idroelettrico. No, io arrivo dal Piemonte, le mie montagne, le mie valli sono costellate da queste dighe, di cui abbiamo iniziato a riconoscere l'impatto anche ecologico. Quindi è vero, l'idroelettrico è fondamentale, è una fonte stupenda, però offre altri problemi che bisogna sapere bilanciare. In ugual modo tutte le altre fonti rinnovabili, le principali forse sono di quelle di cui si parla tanto ultimamente, il fotovoltaico e l'eolico. Anche loro hanno i loro difetti da controbilanciare. Le pale eoliche su cui si schiantano gli uccelli e ci rimangono, se li metti nelle zone attraversate dalle rotte migratorie, chiaro che ti aprono le prove, quindi vanno pensate con criterio. I pannelli solari hanno dei grossi problemi di fornitura delle materie prime. Dove le estraggo? In che condizioni lavorano chi le estrae? Ne abbiamo ancora per tanto tempo? Per quanto tempo? Non sono perfette. Ognuna ha i suoi difettucci che bisogna imparare a mettere in campo assieme simultaneamente per giocarcela al meglio. Ecco, io credo che dobbiamo sfruttare tutte le fonti energetiche che ci possono venire in mente, che non emettano gas serra, nella maniera più intelligente possibile. Però attenzione, questo sarebbe in un'ottica tecnocratica, ok? Cioè in cui riesci a giocare sulla base di quello che solo la scienza ti dice. Il problema è che nella politica, nella vita pubblica, non si vive solo di quello che dice la scienza. Devi anche interfacciarti con quella che è la cittadinanza. Cioè, cosa vuole la cittadinanza? Però magari scopri che la cittadinanza è più propensa a una rispetto che a un'altra, vede di più difetti di una fonte rispetto che difetti all'altra, e tu non puoi giocare carte diverse da quelle che hai in mano, no? Quindi se la tua cittadinanza vuole qualcosa di buono, quindi non è che se vuole continuiamo a bruciare combustibili fossili, non si può fare. Se però all'interno delle fonti rinnovabili o fonti pulite la cittadinanza tende a preferirne una piuttosto che l'altra, allora forse devi scendere a compromesso non solo con i difetti delle rinnovabili e con quello che dice la scienza, ma anche con un po' il volere pubblico, perché sennò di fatto non prenderai mai quelle decisioni se sono impopolari. È delicato come bilancio, perché rischia di precluderti alcune fonti che potrebbero essere pulite, che potrebbero essere utili, ma che a livello pubblico non sono ben percepite, quindi certi. Quindi devi renderti conto se puoi continuare a spingere o se vale la pena deinvestirci e puntare su altro, magari anche perdendoci qualcosa dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico, ma se non lo puoi fare, se la gente non lo vuole, non lo vuole. Un'ultima domanda riguardo questa volta la divulgazione scientifica e i social network. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande evoluzione, una grande crescita di entrambi questi mondi. A tuo avviso qual è il social, nella tua esperienza, che ti sta dando più soddisfazioni per la divulgazione e una menzione anche su Twitch, visto che hai programmi? Esatto. L'ho vissuto.
ogni social ha il suo pregio. Forse l'unico che ti posso dire, quelli con cui fatico di più a vederla bene, fatico su Facebook, forse perché non conosco bene il pubblico, che non è più, non parla più il mio linguaggio, perché l'età di Facebook si è aumentata e non riesco a trovare la chiave giusta per fare una buona divulgazione su Facebook che funzioni. Fatico su TikTok, ma per dei limiti miei. Se ne saranno accorti chi ci ascolta che ho una discreta logorrea e stare nel massimo di un minuto per me è tragico. Mentre invece adoro, da un lato, YouTube, perché YouTube, prima di essere un social network, è un motore di ricerca. E quindi i contenuti che tu pubblichi su YouTube hanno una vita potenzialmente infinita e puoi davvero permetterti di fare dei piccoli video saggi che durino, no? Che diano un valore per tanto tempo. Questo dal punto di vista della divulgazione è stupendo. Su Instagram, e anche questo ancora di più su Twitch, forse il formato ti limita la possibilità di trasmettere tante cose, di raccontare tanto, no? Forse di raccontare qualcosina in meno, ma si crea un rapporto più bello, più vero, più dialogico con il pubblico. E questo per la divulgazione è stupendo, perché la divulgazione non è tu che sai le cose, che ti metti su un podio e le racconti, anche in minima parte però. Cioè, la divulgazione più bella è quella che è una co-costruzione, no? Si dice una negoziazione di senso, una co-costruzione di significato con chi ti ascolta. E se c'è più dialogo, questa bidirezionalità è su Twitch, è in diretta addirittura, no? Quindi su Twitch ce l'hai ancora di più. È molto bello, la cosa brutta di Twitch è che è difficile crescere organicamente, ti ritrovi a parlare sempre allo stesso nucleo molto piccolino di persone. E quando sei un divulgatore, la tua speranza è di raggiungere il maggior numero di persone possibili all'interno della nicchia che ti sei scelto, ma comunque il maggior numero di persone possibili. Diciamo che faccio più fatica a dire quale sia il mio preferito. Riesco a vedere qualcosa di buono in tutto e forse ci sono anche delle cose buone in Facebook e TikTok che io non riesco a cogliere. Grazie agli ascoltatori Radio 5.9 che insomma ogni anno tra l'altro si sortiscono questa botta di divulgazione, davvero un saluto.